Giorgia Meloni vuole fermare la denatalità. Sì, leggo la notizia, sul potente web journal fanpage, e tale notizia la metto con il link nel riassunto di questo video. Tutti sanno che Giorgia Meloni è la nostra premier, Giorgia Meloni, e è sempre stata a favore della natalità, è sempre stata contro la denatalità. Si dice che ci sono problemi per il pagamento delle pensioni se continua la denatalità. È chiaro, perché se sono tanti i vecchi in pensione che tirano la pensione, e sono pochi i giovani, sono pochi quelli che lavorano, ci sono problemi, ci sono. Ma Giorgia Meloni però non tiene conto che c'è bisogno che gli italiani si rimettano a fare figli, perché tanto ci sono i migranti. Che ti sei dimenticato Giorgia Meloni, che ora non lo vuoi fare più il blocco navale, per cui arrivano i migranti. Ora non lo vuoi fare più il blocco navale, Giorgia Meloni, perché ti sei rinsavita. Tanto semplice, se gli italiani non fanno più figli, se fa fatica a fare i figli, Giorgia Meloni, mi pare che tu ne hai fatto uno solo, una sola, non è che hai dato l'esempio di una grande prolificità, Giorgia Meloni. Se tu avessi fatto 7-8 figli, io ti capirei, ma ne hai fatto una sola. E mi sa che adesso non ne vuoi fare più, Giorgia Meloni. E i demografi insegnano che se ogni famiglia fa un solo figlio, perché la famiglia è fatta di papà e mamma, se papà e mamma fanno un figlio solo, ogni generazione della popolazione dimezza. Cioè, statisticamente parlando, aritmeticamente parlando, matematicamente parlando, se davvero ogni nucleo familiare, ogni mamma e papà facessero un solo figlio, nel giro di 20 anni, 60 milioni di 30 anni, 60 milioni di italiani diventano 30 milioni. Poi, continuando così, dopo altri 30 anni, i 30 milioni diventano 15 milioni. Ma nel frattempo ci sono le migrazioni, ci sono sempre state, Giorgia Meloni, le migrazioni, anche al tempo degli antichi romani, Giorgia Meloni, le popolazioni germaniche non è che volevano devastare l'impero romano, i popoli germanici, no, volevano entrare dentro l'impero romano per stare bene, per avere una vita comoda. Perché loro abitavano nelle foreste, c'avevano gli alberi sacri, le querce, quelle con l'arrampicante dell'amore, e stavano là, nelle foreste, c'erano i sacerdoti, i druidi, eppure le sacerdotesse. E allora per 200-300 anni i germani hanno fatto pressione sul Limen, il confine del nord, e alla fine sono entrati, e così adesso non li vuoi fermare, perché noi dell'Europa centro-occidentale siamo come l'impero romano, come Roma. Noi stiamo bene, anche se c'è qualche milione, se siamo 60 milioni, ci sono 1, 2, 3, 4 milioni che non arrivano alla fine del mese, però tutti gli altri, cioè 55 milioni, c'hanno il SUV,
assunto costa 40.000, 50.000 euro, hanno quasi tutto il SUV, capito? Insomma, stiamo benino, stiamo. Allora, dal Sahel infuocato, vogliono venire da noi, Giorgia Meloni, che poi ci danno una mano a raccogliere arance, olive e pomodori. Ci danno una mano pure nelle stalle a mungere il latte con le mungitrici elettriche, ma sempre dentro le dame. Ci vengono a dare una mano pure a fare i badanti e le badante, perché le italiche donne, le occidentali donne non vogliono fare le badanti. 1,5 milioni di badanti straniere abbiamo in Italia, Giorgia Meloni. Allora, tu che vuoi fare? Le nozze con i fichi secchi? Tu vuoi far fare? Vuoi che le famiglie italiane tornino a fare i bimbi? E che gli dai le briciole? Gli dai gli assegni per i figli, che sono 200 euro, 300 euro, 400 euro. Per ogni figlio 500 euro per ogni figlio. Ma le donne si mettono a ridere le donne, perché se fa fatica a fare un figlio, tu lo sai, vero? L'hai fatto pure tu una figlia, ci vogliono 9 mesi ci vogliono per fare un figlio, e nel corso di questi 9 mesi le donne hanno una terribile metamorfosi, una orribile metamorfosi, per cui non sono più oscuri oggetti del desiderio. Poi magari perdono un po' di capelli, perdono un po' di denti, se funzionano le caviglie, che una donna con le caviglie grosse non è una donna da letto, non c'è più nessuno a letto con una donna con le caviglie, capito? Poi dopo c'è l'allattamento o al seno, l'allattamento artificiale. Le notte il pupo o la pupa fanno la pipì e la popò lì nel lettino. Poi crescono, gli anni passano, i figli crescono, ma non svanirà la vostra beltà. Che gli vuoi dare briciole tu? Alle donne italiche per incentivarle a fare figli? Te lo dico io come devi fare per indurre le donne italiche a fare i figli, te lo dico io, Serafino Massoni, che sono questo qua, cara. Se tu vuoi che le donne italiche tornino a fare i figli, è altro che l'assegno per il figlio, 150, 200, 300, 400 euro al mese per il figlio. Tu, a una donna che fa un figlio, gli devi dare alla donna almeno 1.000 euro al mese sino al 18° anno del figlio. Due figli, 2.000 euro fino al 18° anno dei due figli. Tre figli, 3.000 euro fino al 18° anno dei tre figli. Ma non finisce qua, perché la donna quando ha fatto tre figli, o quattro figli, o cinque figli, poi i figli finiscono, col 18° anno non ci sono più quattrini, loro vanno a lavorare. Alla donna gli deve assicurare una pensione cusquamborte di almeno 1.000 euro al mese, quindi per ogni figlio 1.000 euro. Due figli 2.000 euro al mese, tre figli 3.000 euro, quattro figli 4.000 euro, cinque figli 5.000 euro fino al 18° anno d'età. E alla donna, da subito, 1.000 euro al mese alla donna. Un squad morte! Questo è il minimo che tu puoi fare, Giorgia Meloni, se vuoi riempire le culle vuote, cara. Nel frattempo non ti preoccupare, perché se tu non vorrai seguire il consiglio di Serafino Massoni, ci sono i migranti, ci pensano i migranti a venire da noi, e sono loro che lavorano e versano i contributi,
per mantenere le pensioni di tutti i vecchi che ci stanno in Italia, come Serafino Massoni. Io che sono Serafino Massoni, ho 83 anni compiuti, Giorgio Meloni, 83 anni compiuti, tiro una pensione del livello dirigenziale e dirigenziale perché sono stato preside di ruolo di licei classici e scientifici. Non mi posso alimentare, Giorgio Meloni, non mi posso alimentare. Ma sono stato preside di ruolo di licei classici e scientifici, capito? Ecco qua, ecco qua. Sono più di 20 anni che sono in pensione e io spero di restare in pensione per altrettanto tempo, cioè per altri 20 anni, perché devo scrivere tanti libri. Presto esce un mio nuovo libro, un bellissimo libro, esce presto, perché io produco in continuazione. Giorgia Meloni, cara, cara Giorgia Meloni, cara, 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 che hai fatto solo un figlio, mi pare una via, Giorgia Meloni, cara! Mica l'hai dato tu l'esempio alle italiche donne di fare tanti figli. Ok, Giorgia Meloni, a te Giorgia Meloni, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.